Amici, ho deciso di portarvi con me in trasmissione. Andiamo a vedere il dietro le quinte, il backstage di Platinum Calcio, la mia trasmissione televisiva. Pronta per andare in onda, il backstage, manca poco. Devo fare la scaletta e questo amore, certo. Ora andiamo a vedere il dietro le quinte, andiamo a vedere anche Platinum Calcio. No, invece sì, amore, perché l'amore si deve preparare, però tappino in bocca no. Genova. Vi faccio la scaletta a mano. La regia, torre di controllo generale. Bisogna anche accontentarsi. Tutte queste paese qui si rischiano di bere. Guarda la Sampdoria oggi. Ah, certo. Il nostro regista. Sì. Da qui si comandano le telecamere e tutto ciò che andrà in diretta in televisione. Che avevano perso un po' di cuore, ma il fascino da sempre. La domenica qua a Italia 7 il calcio ha una diretta lunghissima, infinita direi. Inizia dalle prime ore del pomeriggio e termina poi fino a notte tarda. Noi, io e Enzo Bucchioni, appunto ci inseriamo nella fascia pomeridiana, la fascia delle 5. E allora entriamo proprio nel vivo, andiamo in studio dove si sta registrando, anzi stiamo proprio andando in diretta con Platinum Calcio. Ed ecco Massimo, l'operatore, il nostro cameraman che ci riprende sapientemente. Ed è anche grazie a lui che ci sono appunto queste immagini del backstage. Sta quasi per concludersi la trasmissione e io aspetto il mio compagno di viaggio Enzo Bucchioni che arriva sempre all'ultimo. Manca poco, ancora qualche istante e poi la diretta è nostra. No, 20, ore 20 per Juventus Roma. Auguri di buon Natale invece a Pino Calò che sabato prossimo non abbiamo con noi. Adesso, come vi ho già detto, di solito non voglio perderlo perché il contenuto è molto meglio del contenitore, ma stasera il contenuto è ulteriormente arricchito. Per cui le vostre telefonate con Enzo Bucchioni e Elisa Sergio. Quindi sono proprio curiosa di sentire i vostri commenti, i vostri sfondi. Ovviamente lo facciamo sempre con Enzo Bucchioni qua vicino a me. Ciao Enzo, buon pomeriggio a te. Questa 17ª giornata di campionato poteva anche chiudersi con una bella vittoria, anche 1-0. Sì, qualsiasi cosa. Eh beh certo, almeno con il Genoa, squadra che sta per retrocedere, la Fiorentina avrebbe dovuto sicuramente vincere. Anche 1-0 ci bastava. I tre punti erano importanti. Sono state come ogni domenica tantissime le telefonate. Ovviamente un grazie da parte di tutti noi. E voi continuate a seguirmi sui miei profili social Facebook, Instagram e iscrivetevi al canale YouTube Eliscovery per vedere altri video.